Per troppi anni noi non abbiamo avuto accesso a questo patrimonio. Secondo me noi ci troviamo dinanzi ad una grande stagione di riforma, se la intendiamo bene. E quando dico riforma richiamo proprio la riforma, quella che portò all'accesso diretto ai sacri testi. Ecco, noi per anni, credo per questi 60 anni, non abbiamo avuto accesso diretto alla carta fondamentale che mette insieme una comunità. Abbiamo avuto un accesso mediato attraverso dei chierici, uomini di cultura, intellettuali, uomini di partito, che molto spesso non erano all'altezza di questo compito, e per cui abbiamo avuto una traduzione. E come sapete, tradurre è sempre un po' tradire, la radice richiama questo inganno. Ecco, io credo che adesso noi, in questo crollo verticale degli ultimi 30 anni della struttura dei corpi intermedi, cioè dei partiti, e parlo proprio di quei corpi intermedi, perché quei corpi intermedi sono tanti, sono le associazioni, sono gli enti territoriali, sono i sindacati, eccetera eccetera, noi abbiamo la grande opportunità di vedere scoperto il corpo vivo della Costituzione. Ecco, noi abbiamo di nuovo accesso a questo testo, lo abbiamo senza troppe sovrastrutture, per cui possiamo fare quell'esercizio di lettura e interpretazione, quell'esercizio ermeneutico, che è un esercizio di coscienza storica importante, perché noi ritorniamo laddove, in quel momento storico in cui si è scritta la Costituzione. Ma facendo questa operazione di ritorno, noi facciamo anche un'operazione di rivitalizzazione, di risignificazione del tempo presente. Ecco, questo circolo ermeneutico è quello che secondo me si apre. Allora io voglio partire con un articolo che è stato, era eccedente, non è stato messo nella Costituzione, ma che era un articolo che i costituenti prevedevano nella prima parte come introduzione a tutta la parte riguardante le libertà. Sentite cosa scrivevano, piccolo inciso: i nostri costituenti decidono di rimuovere quest'articolo perché era scontato. Cioè, per loro, per la cultura dell'epoca, questo articolo che vi sto per leggere era scontato. Guardate cosa dice questo articolo, che per noi invece c'è un'opera filologica, appunto, proprio come dei riformisti nel senso alto della parola, cioè di ritorno ai testi. Dicono: tutte le libertà garantite dalla presente Costituzione devono essere esercitate per il perfezionamento integrale della persona umana, in armonia con le esigenze della solidarietà sociale e in modo da permettere l'incremento del regime democratico, mediante la sempre più attiva e cosciente partecipazione di tutti alla gestione della cosa pubblica. Punto, secondo comma. La libertà è fondamento di responsabilità. Dentro tutta la nostra Costituzione c'è una frequenza. Queste libertà non sono le libertà dell'individuo astratto, sono libertà che vanno esercitate, ma per incrementare il regime democratico, perché ha una funzione l'esercizio della mia libertà. Quelle citate prima, il diritto di manifestare, di associarsi, di soggiornare liberamente, vanno a incrementare il regime democratico, hanno questo fine. Chiamavano i costituenti questo articolo libertà finalizzata, e dicevano: guardate, la nostra Costituzione è molto più avanzata della Costituzione del 1789, 91, 93, cioè le Costituzioni che hanno aperto la modernità con la Rivoluzione Francese, perché quelle erano libertà negative. Io sono libero di fare tutto quello che posso fino a che incontro la tua libertà. La libertà dell'altro era intesa come il mio limite, c'era la mia libertà che poteva estendersi fino alla libertà dell'altro. C'è un piccolo problema in questa idea di libertà, che non tutti possono esercitare liberamente il proprio diritto di libertà, e dunque io mi estendo fin quando in realtà l'altro è stato capace di estendere la sua, e per cui sottende questa libertà negativa, seppur importante, un'idea
di subordinazione dell'altro, un'idea di prevaricazione. Loro dicono la nostra libertà è libertà finalizzata ed è superiore alla libertà della prima modernità, perché noi diamo un obiettivo, la nostra libertà va esercitata per incrementare il regime democratico, per formare quella comunità sociale di cui ci parlava prima Pino. Un altro passaggio volevo fare con voi e riguarda il valore della Costituzione, perché le Costituzioni non ci sono sempre state, le Costituzioni come quelle contemporanee, abbiamo avuto sin dall'antichità le Costituzioni, ma non come questa. Qual è la particolarità del regime costituzionale? Qual è la particolarità dello Stato di tipo nuovo che viene a disegnarsi con le Costituzioni del secondo Novecento? A dire il vero, con la famosissima, importante e pioniera Costituzione di Weimar, eravamo nel 1918, queste Costituzioni hanno un carattere del tutto nuovo, che nei costituenti e nei politici, nei movimenti politici dell'epoca, aveva tutta la potenza dell'inaugurare qualcosa di nuovo. C'è un diverso rapporto tra i poteri che la storia politica aveva formato, quello legislativo, quello esecutivo, quello giudiziario. Cioè, per la prima volta si diceva che la Costituzione non veniva data, non veniva promossa per garantire, per promuovere delle libertà, per fissare delle libertà, ma per delegittimare il potere. Cioè, le nostre costituzioni nascono per frenare e incatenare il potere. Cioè, nascono con un altro segno. Perché nascono con quest'altro segno? Perché il governo non poteva essere libero di fare quello che voleva. Il sovrano non poteva essere libero di fare quello che voleva. Dunque, le nostre costituzioni dicono una cosa: voi potete fare quello, potete legiferare, ma tutte le leggi ordinarie devono conformarsi al dettato costituzionale. E qui è il primo e il secondo comma del primo articolo della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo, e questo è vero, ed è il primo grande passaggio, perché noi siamo passati da monarchie costituzionali parlamentari a stati costituzionali. Qual è il passaggio? Che nelle monarchie parlamentari la sovranità apparteneva al re, al sovrano, che la concedeva per grazia di Dio. Nelle repubbliche costituzionali la sovranità appartiene al popolo, che la esercita, non la tiene simbolicamente, la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Cioè, la sovranità viene portata nelle mani del popolo, che è sovrano, è il nuovo sovrano, è il nuovo sovrano. Ma questa sovranità ha un limite a sua volta, e il limite è la Costituzione, il patto che noi ci diamo. Dal punto di vista politico e giuridico, la legge, per essere valida, non ha più bisogno, non abbiamo più bisogno di sapere chi produce la legge e come la produce. Erano questi due cardini che rendevano una legge valida fino agli stati liberali. Io dovevo sapere se chi aveva prodotto la legge era quello deputato a farlo e se aveva rispettato i procedimenti. Oggi invece le nuove costituzioni ci dicono: io voglio sapere chi, voglio sapere come, ma voglio sapere cosa tu legiferi, perché se legiferi contro il patto costituzionale, quella legge è incostituzionale. Ecco perché vi dicevo il valore potentissimo delle costituzioni, e che sono costituzioni che delegittimano l'abuso di potere. E vengo al primo comma di questo meraviglioso articolo già citato, che è l'articolo primo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Vi ricordate Metternich? L'abbiamo anche noi incontrato nei libri di storia, no? Che diceva, Congresso di Vienna, quando 1815 si ridisegna i confini statali, l'età della restaurazione. L'Italia è una pura espressione geografica, non esiste come popolo, non esiste come comunità politica. L'Italia è una pura espressione geografica, lo siamo stati fino al 1861, con tutti i drammi e le contraddizioni a cui si faceva riferimento prima. Cioè, per sei secoli noi siamo stati pura espressione geografica. E non è un caso che qui si parte con un'indicazione territoriale, l'Italia,
non è più un'espressione geografica, è una repubblica, c'è uno statuto politico nuovo, res publica, democratica, c'è una forma di governo per cui l'Italia si fonda su un patrimonio comune, res publica, gestito in modo democratico, in cui il demos riprende il kratos, e il kratos è proprio la forza, in cui il popolo ritorna a esercitare la sua forza, il suo dominio, virgola, fondata sul lavoro. E questo è uno dei caratteri innovativi. Perché? Perché si poteva scrivere l'Italia, una repubblica democratica, fondata sui cittadini, fondata sul popolo. Perché non si usano generalità? Lo ricordava bene prima Pino. Perché non si usano generalità astratte? Il popolo, l'individuo, il soggetto di diritti? Perché per la prima volta nelle nostre costituzioni noi non abbiamo più l'individuo astratto dell'Ottocento o del Settecento. Abbiamo quello che alcuni grandi giuristi chiamano il soggetto incarnato, la persona, soggetti in carne ed ossa presi nel vivo della loro opera. I lavoratori stanno a fondamento della Repubblica democratica. C'è la nostra, è una Repubblica in opera, è una Repubblica al lavoro. E allora io vi invito a leggere cosa richiama questo primo articolo, questo primo comma dell'articolo. Richiama altri due articoli, il primo e il quarto, secondo comma. Se noi vogliamo prendere la categoria del lavoro, vediamo se in questa Costituzione c'è quella parola che non rimane astratta, ma fa riferimento a soggetti incarnati, se è tradotta. Articolo 4, secondo comma. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività e una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Ancora una volta, io esercito un lavoro, ma questo lavoro innanzitutto non è un lavoro purché sia. Basta che sia il salario minimo garantito, basta che sia una miseria al mese, in un call center, in un qualsiasi altro posto alienante. No, il lavoro deve essere intimamente legato alle mie attitudini, alle mie scelte, a quella intimità, a quel segreto che siamo e che ci fa dire voglio fare questo. L'altro articolo che ci aiuta a spiegare che cos'è quel lavoro, per cui il lavoro non è un lavoro che sia, è il lavoro che ci dice quello che siamo. Articolo 36. Se prendiamo l'articolo 36, troviamo scritto una cosa estremamente importante per tradurre e fare opera di ermeneutica rispetto a quella fondazione di cui parlavamo. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera, e qui è la parola introdotta a inizio Novecento, dignitosa, dignità. E allora ritraduciamo quel testo dell'articolo primo comma articolo 1. L'Italia è una cosa in comune, gestita e governata democraticamente, fondata sulla dignità dell'uomo. E questa dignità non è concessa, questa dignità io me la conquisto nel lavoro quotidiano che è espressione delle mie inclinazioni. È una rivoluzione questo primo comma, dal punto di vista politico. Allora, perciò io vi dicevo, se noi abbiamo di nuovo accesso al testo della Costituzione, noi abbiamo una riserva di pensiero politico immenso, possiamo riempire le nostre teste vuote, le nostre teste svuotate dal continuo slogan, dal continuo parlare a vanvera. Ancora un altro articolo ci serve a spiegare il lavoro, ed è l'articolo 41, l'iniziativa economica privata e libera. E questo, sapete che questa Costituzione si scrive mentre c'erano due modelli che si contendevano la scena mondiale: il socialismo reale dell'Unione Sovietica, l'economia programmata, per intenderci, e l'uomo che si fa da sé, il libero imprenditore americano. Abbiamo due modelli. Allora noi scegliamo una terza via, che dice l'iniziativa privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.
Vedete ancora, è ecologica la nostra Costituzione, è libera l'iniziativa economica, ma la devi svolgere senza dimenticare l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Quante fabbriche, quanti posti di lavoro dovrebbero chiudere per questo articolo 41, che ci dice una cosa importante per spiegare il lavoro, quel fondato sul lavoro. Cioè significa che noi quando operiamo non possiamo operare e trasformare il mondo intorno a noi, perché il lavoro fa questo, per fortuna, trasforma. Non lo possiamo fare danneggiando l'altro, non possiamo farlo facendo venire meno la sicurezza dell'altro. Pensate Taranto, pensate agli impianti insalubri nella nostra regione, pensate allo smaltimento delle scorie industriali avvenuto per 40 anni nelle nostre campagne, nelle nostre terre, con il traffico illecito dei rifiuti tossici. Tutto questo non è costituzionale. Ultimo articolo, e su questo avevo tante cose da dire, ma è tardi, per cui non voglio insistere più di tanto, ma volevo appunto almeno tradurre questo primo articolo. Abbiamo detto articolo 4 secondo comma, articolo 36, la dignità della retribuzione, l'articolo 41, la libertà di impresa, ma secondo l'utilità sociale, il 41 ancora, che insiste sulla sicurezza. Ma cosa si intende per sicurezza? Si rimanda ad un articolo che è innovativo, siamo la prima Costituzione nel mondo che introduce questo diritto che non era previsto in nessun'altra Costituzione. L'articolo 32, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Voglio rimanere sulla prima parte, cioè che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. E nella salute noi abbiamo uno dei temi più importanti dell'epoca contemporanea, il rapporto tra noi e il mondo fuori di noi, il rapporto tra uomo e natura. Perché se il lavoro si traduce, e quante volte abbiamo avuto il ricatto, lavoro o salute, lo stipendio o vi ammalate di tumore, questa è una dialettica che non sta dentro il patrimonio nostro costituzionale, perché il lavoro deve essere fatto in sicurezza e deve tutelare la salute, cioè l'integrità fisica. Perché se io faccio venire meno, come ricordava bene Pino prima, l'integrità di una persona, la violento fisicamente, perché una malattia presa su un posto di lavoro è una violenza, una menomazione, è una delle violenze più terribili, perché io mi ammalo laddove stavo procacciando pane per la mia famiglia e per me stesso. È il colpo più violento dato a un lavoratore. Chiudo sull'articolo 3, perché l'articolo 3 è l'anima della nostra Costituzione, è il motore vivo. Perché tutte queste belle cose, se noi le avessimo dette e le avessimo lasciate così come sono, noi avremmo avuto una dichiarazione di intenti. Ma l'articolo 3 invece dice un'altra cosa: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto, cioè nella concretezza, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Cosa impediscono questi ostacoli materiali? Impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori. Eccolo là di nuovo quel soggetto incarnato che ritorna all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Questo è un testo di una potenza politica, di un'eccedenza politica enorme. Cioè significa che la nostra Repubblica democratica, fondata sul lavoro, è in opera per rimuovere, e loro lo dicono benissimo al dibattito della Costituente, non permettere che si riformino le condizioni dello sfruttamento, che sono state la premessa per i totalitarismi. Se noi non siamo coscienti di cosa rappresenta la nostra Costituzione, guardate, noi ritorneremo agli statuti, dove la sovranità ci verrà concessa, appartiene al popolo, ma noi la trasferiremo al sovrano, il quale ce la concederà a pezzi, quando vuole. Allora noi siamo dinanzi a due opzioni politiche, un'opzione politica ancora da costruire e che viene da decenni di lotte operaie e contadine e che aveva davanti un modello sociale diverso, non basato sulla proprietà, non basato sull'estrazione e l'astrazione di capitale, ma basato sulla giustizia sociale.
e c'è un altro modello che è rappresentato dai grandi potentati finanziari. Non lo dico io cosa rappresenta la nostra Costituzione, lo dice uno dei maggiori rappresentanti del cartello internazionale, la famosa multinazionale banca d'affari JP Morgan. Cioè loro come ci vedono? E chiudo su questo, perché questo è un manifesto politico che ci deve dare grande forza. I sistemi politici dei paesi del sud, e in particolare le loro costituzioni, adottate a seguito della caduta del fascismo, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell'area europea. I sistemi politici della periferia meridionale sono stati instaurati in seguito alla caduta di dittature e sono rimaste segnate da quell'esperienza. Le costituzioni mostrano una forte influenza delle idee socialiste e in ciò riflettono la grande forza politica raggiunta dai partiti della sinistra dopo la sconfitta del fascismo. I sistemi politici e istituzionali del sud presentano le seguenti caratteristiche. Sentite bene. Esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti, governi centrali deboli nei confronti delle regioni, cioè delle autonomie locali, tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori. È insopportabile questa cosa per JP Morgan. Il fatto che le nostre costituzioni abbiano residui socialisti, rappresentano il punto più alto del movimento operaio e tutelano i diritti dei lavoratori, devono essere smantellate, devono essere riformate, perché noi possiamo realizzare il grande progetto. C'è una società del libero mercato in cui le costituzioni non sono fondate sul lavoro, ma sul libero scambio e sulla libertà di accumulare in modo indiscriminato risorse, beni e capitali. E chiudo veramente sul modello che loro hanno davanti. E sono gli accordi transnazionali, transatlantici che stanno tentando di firmare, quello conosciuto come TTIP, che noi dobbiamo firmare un accordo commerciale in cui non vale il principio di precauzione. Che significa il principio di precauzione? Che tu, azienda produttrice di alimenti o di farmaci, devi dimostrare che non è dannoso alla salute, e questo tutela la nostra salute, quell'integrità della persona che è condizione della libertà. Ma questi potentati, questi accordi prevedono che le multinazionali che hanno capitali che sono diverse migliaia di volte più grandi dei capitali degli stati possono chiamare in giudizio uno Stato, una Costituzione, se i diritti previsti in queste Costituzioni impediscono alle multinazionali di fare i loro affari. Ma vi rendete conto? Cioè lo Stato italiano potrebbe essere chiamato, secondo questo schema di governo mondiale, dinanzi ad una multinazionale perché decide ad esempio che un farmaco anticancro non può essere venduto sul mercato privato, ma deve essere dato gratuitamente e deve costare anche poco e il brevetto deve essere socializzato. Noi andiamo incontro a questa visione, a questo scontro di civiltà in cui in mezzo c'è un patrimonio immenso politico, culturale e di lotte. E allora Pino l'ha ricordato e io voglio chiudere proprio con Piero Calamandrei. Non a caso avevo portato questo testo che è proprio bello. Lui, parlando a dei giovani come voi, dice: guardate, quando io dico che questa carta, che questa Costituzione è una carta, no, non è una carta morta, questa Costituzione è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano, e oggi dico dovunque è morto un migrante per venire qui a cercare libertà e dignità, dovunque è morto un operaio, dovunque è morto un manifestante, dovunque c'è un cittadino, una cittadina che lotta per i suoi diritti, cari studenti, come diceva Calamandrei, lì è stata scritta ed è scritta tutti i giorni la nostra Costituzione. Grazie.